Problema 50 del libro Romeni. Due blocchi collegati da questa corda, la carrucola, e la forza F che tira il blocco sotto. C'è l'attrito sia tra i blocchi, sia tra il blocco sotto e il piano. Il coefficiente d'attrito è 0,40. Si capisce che si parla di attrito statico perché il testo dice che i blocchi si muovono. E l'accelerazione è uguale per entrambi 0,30 m al secondo quadrato, e si capisce anche che i due blocchi vanno uno a sinistra e uno a destra, perché la corda è inestensibile. In particolare il blocco sotto va a destra, il blocco sopra va a sinistra. C'è da calcolare il modulo, cioè l'intensità di questa forza F. Il risultato non sarà 63 N, secondo me è sbagliato. Come al solito scriviamo le due equazioni di Newton, due perché sono due oggetti. Il terzo oggetto è la carrucola. In teoria ci sarebbe da scrivere l'equazione di Newton rotazionale per la carrucola, ma la studieremo più avanti. Le accelerazioni vanno distinte a 1 e a 2 perché non è detto che siano uguali, poi in questo particolare problema sono uguali e valgono tutte e due lo stesso valore, però in teoria potrebbero essere anche diverse. Per esempio il mattone sotto potrebbe accelerare di più del mattone sopra o viceversa. Anzi no, questo non è vero. Proprio perché la corda è inestensibile, quindi se il mattone sotto accelera con 0,30 m al secondo quadrato, il mattone sopra deve accelerare con la stessa quantità a sinistra. Quindi mi correggo, i due mattoni devono avere per forza la stessa accelerazione, però uno verso destra e l'altro verso sinistra, però dello stesso valore. Ci conviene utilizzare questa convenzione sui segni, che tutto quello che va a sinistra per il mattone 1 è positivo, mentre invece tutto quello che va a destra è positivo per il mattone 2. Questo perché seguiamo i versi naturali di movimento, cioè perché il mattone 1 va a sinistra e il mattone 2 va a destra. Le forze sul mattone 1 sono la tensione della corda e la forza d'attrito che fa su di lui il mattone 2 e che va verso destra perché si oppone, cerca di ostacolare al movimento del mattone 1. Il mattone 1 va a sinistra, la forza d'attrito nasce verso destra per ostacolarlo. Per il terzo principio di Newton, allora il mattone sopra fa una forza d'attrito uguale contraria sul mattone sotto, perché queste due forze d'attrito, F e A1, sono forze di azione e reazione. Del resto si capisce che F e A1 sul mattone sotto va a sinistra, perché il mattone sotto va a destra, mentre il mattone 1 va a sinistra, quindi è chiaro che il mattone 1, a causa della frizione che si crea tra le superfici, cercherà di ostacolare il movimento del mattone 2 a destra. Inoltre il mattone 2 risente anche dell'attrito contro il piano, che di nuovo cerca di ostacolare il movimento del mattone 2, e quindi l'attrito FA2 che fa il piano è rivolto verso sinistra. Inoltre c'è infine la tensione della corda che è rivolta verso sinistra anche lei. Infatti sappiamo anche che all'estremità di una corda nascono sempre queste due tensioni uguali opposte, cioè nel senso opposte nel senso che tirano sempre verso l'interno della corda. In questo caso tirano verso la carrucola, cioè tirano tutte e due a sinistra e hanno la stessa intensità. L'unica forza sul mattone 2 che va a destra è la forza esterna F che dobbiamo calcolare, che è la nostra incognita. Quindi questa forza F è l'unica positiva e le altre tre sono tutte e tre negative. L'incognita è F, però non conosciamo neanche la tensione della corda, quindi si tratta di un sistema di due equazioni in due incognite. Le forze d'attrito invece le possiamo calcolare perché la forza d'attrito dinamico tra i due mattoni dipende dalla forza normale che schiaccia il mattone sopra contro il mattone sotto, quindi dipende dal peso del mattone sopra, M1G, e vale 9,8 N. Invece la forza d'attrito che agisce sul mattone 2 pure dipende dalla forza normale che schiaccia il mattone 2 contro il piano, ma questa forza normale è la somma del peso di M1 e di M2. Cioè la forza che schiaccia il mattone 2 contro il piano è il peso totale di questo sistema, quindi M1 più M2 per G. I coefficienti d'attrito sono uguali in questo esercizio, ma stavolta sì, potrebbero essere diversi, perché le superfici a contatto sono diverse. Queste sono le superfici a contatto nel caso di KD1, e invece sono diverse le superfici a contatto nel caso di KD2. Comunque sono poste uguali nell'esercizio e valgono 0,40. Quindi qui ci sono i valori di FA1, cioè le due forze d'attrito, FA1 e FA2.
Dunque, in questo sistema le forze d'attrito sono note, accelerazioni e masse pure, e le incognite sono la tensione del filo e la forza che dobbiamo calcolare. Per risolvere questo sistema possiamo procedere nel classico modo, cioè della somma membro a membro delle due equazioni, così le tensioni vanno via e rimane un'equazione con una sola incognita, che è la forza che dobbiamo fare noi. Quindi ricaviamo questa incognita, andiamo a sostituire i numeri come indicato qua con le freccette e troviamo circa 72 N. L'altro modo per risolvere il sistema era di ricavare la tensione dalla prima equazione in questo modo, con la formula inversa. Qui ci sono i valori sostituiti e si trova 10,55 N. Poi, una volta trovata la tensione dalla prima equazione, si sostituisce nella seconda per trovare la forza esterna che dobbiamo fare noi. Quindi la forza esterna, tutti questi termini vanno di là, è la somma di queste forze più m2a2. Qua ci sono m2a, ci sono tutti i valori sostituiti e otteniamo lo stesso risultato di prima, ovviamente, 72 N. Verifichiamo adesso che questi risultati siano ragionevoli. Noi sappiamo che il mattone sopra accelera verso sinistra, questo vuol dire che la tensione della corda deve vincere la forza d'attrito 1. E infatti è così, perché la tensione della corda vale 10,55 N e la forza d'attrito 1 vale di meno, 9,8 N. Allo stesso modo andiamo a ragionare col mattone 2. Il mattone 2 accelera verso destra, quindi significa che la forza che facciamo noi deve vincere le tre forze verso sinistra. Andiamo a verificare. La forza che facciamo noi è 72 N e la somma delle tre forze verso sinistra è 69 N circa. Prima ho dimenticato di dire che le forze peso si annullano con tutte le reazioni vincolari. La forza peso con cui la Terra attrae verso il basso il mattone 1 è annullata dalla forza vincolare che fa il mattone 2 sul mattone 1. Invece la forza peso del mattone 2 e anche del mattone 1 sono messe insieme, sono contrastate dalla forza vincolare verso l'alto che fa il piano d'appoggio. Per questo motivo nelle leggi di Newton ci sono solo le forze che vanno in direzione orizzontale, a destra o a sinistra, ma in direzione verticale no, perché si annullano tutte le forze peso verso il basso con tutte le forze vincolari verso l'alto.